Una bandiera con lo scudo crociato, simbolo della Democrazia Cristiana, sventola all'esterno della Basilica dei Santi Pietro e Paolo di Roma. È lutto nazionale nel giorno in cui si celebrano i funerali di Stato per l'ex Presidente del Consiglio, Ministro e Segretario della DC, Arnoldo Forlani, parlamentare per 35 anni sino al seggio europeo. Presenti le più alte istituzioni, il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Presidente della Camera Luciano Fontana, ma anche il mondo della politica e protagonisti ed eredi della Prima Repubblica. Per Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha celebrato le esequie, Forlani ha mostrato sempre un grande senso delle istituzioni, non si riconosceva nell'immagine di un uomo di corrente e non si è sottratto all'azione della magistratura, ma rafforzò la sua attenzione a non indebolire le istituzioni, sino poi alla scelta di ritirarsi senza tentennamenti dalla vita pubblica. C'è una cosa che ci ha toccato molto a me e ai miei fratelli in questi giorni, sono migliaia di messaggi in cui c'erano delle parole che si ripetevano sempre, cioè statista, generoso, altruista, punto di riferimento, e la cosa che mi ha colpito è questo punto di riferimento che hanno detto in tanti, anche persone che in realtà non l'avevano conosciuto. E rimane la testimonianza di una classe politica che si lega al ricordo di un'Italia che vinceva nel mondo, che prosperava, in cui la gente stava bene, era contenta, e oggi tante persone rimpiangono non tanto quella parte politica, ma quella Italia che gli uomini come Forlani hanno saputo costruire.